Buongiorno, mi chiamo Flavio Fergonzi, insegno storia dell'arte contemporanea e coordino qui alla Scuola Normale il dottorato di culture e società dell'Europa contemporanea. E sono qui in breve a provare a rispondere a questa domanda: perché venire a fare il dottorato di contemporanea in normale? La storia dell'istituzione, la Scuola Normale di Pisa, insegnerebbe che i vari perfezionamenti in discipline umanistiche, i perfezionamenti dai quali questo dottorato è recentemente disceso, sono stati un istituto di assoluta eccellenza nella formazione dei giovani ricercatori. E questo a livello mondiale, a giudicare dalla vastità e dalla innovatività degli argomenti di ricerca, dalle prestigiose collocazioni editoriali dei prodotti scientifici che ne sono discesi e soprattutto dalle posizioni che hanno occupato e continuano ad occupare nella ricerca, ma anche nella società, più in generale nella società, i perfezionati della normale. Nessun'altra istituzione universitaria in Italia consente infatti un incrocio così proficuo di saperi. La biblioteca è eccellente, la maggiore italiana, tutta a scaffale aperto. Le occasioni per incontrare docenti e protagonisti della cultura di tutto il mondo sono fitte e si susseguono a un ritmo quasi quotidiano. Le occasioni per borse di scambio internazionali sono numerose e il rapporto numerico tra insegnanti e allievi è ottimale, consente così un dialogo che va ben al di là degli usi universitari in questo senso. Il clima seminariale, con ricerche messe alla prova attraverso la verifica della discussione, si respira davvero al di là delle rappresentazioni di comodo, ma la qualità che contraddistingue in modo così caratteristico la vita in normale è il rapporto che si instaura tra i compagni di corso e tra i compagni dei vari corsi. La vitalità dello scambio di saperi, di esperienze, di metodi, di storie di ricerca è davvero impagabile. Chi vi parla ci è passato una trentina di anni fa e ha imparato che molto più del proprio argomento di ricerca contano gli argomenti e i metodi di ricerca degli altri. Perché solo da questa osservazione e da questo confronto ci si impadronisce di strumenti trasversali, di punti di vista diversi e complessi, gli unici, questi punti di vista, utili a quegli sconfinamenti e a quelle verifiche che fanno dello studio di un argomento scientifico qualcosa di culturalmente vitale. Grazie.